Letterio Margaresi, presidente ECS Sicilia, ai nostri microfoni qui della splendida cornice di Leto Ianni. Allora, presidente, parliamo un po' di questa tappa del beach soccer. Buonasera innanzitutto, siamo alla seconda tappa che facciamo qui in Sicilia. La prima l'abbiamo fatto nel 2018, poi la pandemia purtroppo ci ha fermato, tutto lo sport è fermato anche noi. Riprendiamo dopo tanto tempo e dopo la pandemia, dove tutto lo sport, tutto il mondo sportivo si sta muovendo a 360 gradi. Noi oggi è quello che vogliamo fare, vogliamo proseguire questo percorso che abbiamo iniziato nel 2018 e portarlo avanti negli anni. Insomma, nonostante la temperatura abbastanza proibitiva, oggi si gioca lo stesso, inizia il torneo, due giorni fino a domenica, dove avremo le finali, insomma, primo, secondo e terzo, quarto posto. Lei vede qualche favorita, nonostante, insomma... No, di anno in anno lo sappiamo, ognuno cambia sempre squadre, i giocatori cambiano di anno in anno, perciò non c'è un preferito o una squadra offside. Dico, so che sono bambini che alcuni di loro già hanno giocato nei tornei provinciali dell'ECS, perciò li conosco. La squadra di Roma non la conosco, ma anche loro stessi, questi qua, si cambiano, perché già siamo a luglio e l'anno è cambiato e perciò per tante cose magari non li ho visti giocare insieme. Ecco, però so che sono delle belle squadre, tutte e quattro squadre. Alla fine l'importante nel pieno spirito ECS è quello di divertirsi, siamo qui per questo. Sicuramente, questo qua è la cosa che principalmente che mi tiene a cuore e ci tiene a cuore a me, come a tutti coloro che stanno partecipando a questa iniziativa, questa bellissima manifestazione, perché già sin da subito posso assicurare che è una bellissima organizzazione. Presidente, la ringraziamo, allora ci risentiamo nei prossimi giorni per altre interviste. Grazie a voi, una buona giornata, grazie.